Quello che volevo dire io era questo, allora, visto che c'è una difformità tra le notizie che diffonde Maiorino e quelle che chiaramente puntualizza lei, e Maiorino insiste a dire a voler convocare un confronto diretto, non sarebbe il caso di accettare il confronto? Ma capisci che se dobbiamo accettare il confronto diretto su notizie infondate, io cosa, che ma che confronto posso fare? Cioè, allora dovreste voi andare a vedere, voi dovete andare a vedere le normative. Voi siete giornalisti seri, andate a vedere la gestione del PNRR che è stata decisa dal governo, andate a leggere gli interventi della conferenza delle regioni che insisteva perché venisse cambiato quella modalità di gestione dei fondi, andate a vedere che noi abbiamo chiesto di essere più parte attiva, andate a vedere quali sono le cifre che Regione Lombardia può gestire e il problema è finito, controllate, io se volete ve la tiro fuori, io la normativa la faccio girare. Ma... Senta. Una accusa. No, ma proprio perché lei capisce che un confronto, ci troviamo e Maiorino dice che sta nevicando, io cosa posso dire? Che non è vero, che senso ha? Capisce che se parliamo di contenuti, di proposte, ha un senso, ma se parliamo solo di cose non vere, Maiorino dice anche che noi non sappiamo spendere i fondi europei. Abbiamo ricevuto un premio dalla Commissione europea perché li spendiamo tutti e bene. Siamo stati i primi a presentare i progetti a livello europeo per il nuovo settennato. Che confronto ci può essere? Lo stesso ha detto che è preoccupato per la mancanza di trasparenza da parte della regione. Beh, cosa volete che vi dica? Dategli retta, non posso dire altro, non posso smentire la verità. Mi scusi, non posso smentire le balle che racconta.